Ciao a tutti carissimi, bentornati e benvenuti qui col fomento grigio su FM2022. Nuovamente altra sera, altra corsa, altro gioco, altra serata fomentatoria, altro che Sanremo. Avete qui il vostro Lollo con il fomento grigio, detto anche Lollo, come vi pare a voi. Tanto sono sempre io, sempre la stessa persona. Insomma ragazzi, intanto salutiamo tutti quanti, coloro che si faranno vivi qui su Twitch. A breve, come al solito, sempre con molta calma. Tanto nessuno gli corre dietro, non c'hanno un treno da perdere, ognuno viene quando può. E poi un salutone soprattutto ai ragazzi che stanno su YouTube, che ringrazio, che vedono ogni giorno i video sul canale appunto di YouTube del Lollo. Però li invito a venire qui su Twitch, perché è veramente molto molto più bello, molto più emozionante poter fare live anche con più persone. Quindi vi invito, ragazzi, su Twitch è facile, basta mettete fomento grigio, non esistono altre, tutto attaccato, fomento grigio, e ci avete il vostro caro Lollo in live tutte le sere alle 9, dal lunedì al venerdì, e il sabato e la domenica il pomeriggio alle 15:30. Solitamente questi sono gli orari. Poi c'è tutta l'informativa qua su Twitch, le informazioni, la programmazione, e poi ci sarà anche, amici cari, ci sarà anche ovviamente l'informativa per chi vuole, la programmazione anche su Telegram, sul canale Telegram. Insomma, che abbiamo un bel gruppetto, non rompe le scatole, insomma, quel gruppo Telegram. Non ci sono chiacchiere continue, quindi il giusto. Intanto saluto Nicolò. Ciao Nicolò, benvenuto. In attesa degli altri. Oggi con la Lolli's Legion, ragazzi, sono andato avanti. Ho fatto un po' di partite, devo dire che sono andate bene. Questa è la bella sorpresa fomentatoria. Qual è? Il fatto che stiamo andando molto bene. Insomma, si vince, il Lollo vince anche. Vi faccio vedere anche come stiamo andando bene. Dopo 32 gare siamo primi in classifica con 80 punti. Abbiamo, come vedete, il miglior attacco con 76 gol segnati. Abbiamo la miglior difesa con 16 gol subiti. Va bene, giocando nella mia maniera, che non è mai difensivista, ma è sempre molto mentalità positiva, ma molto offensiva. Sapete la mia tattica? Beh, la conoscete ormai, chi mi segue la conosce benissimo. E più che altro vi voglio farvi vedere qualcosa di interessante, ovvero il calendario. Vi faccio vedere cosa fino adesso, cosa abbiamo fatto in campionato. Come vedete, vi faccio vedere, in tutta la stagione, ragazzi, abbiamo perso in campionato solamente contro il Grimsby 2-0, vedete qua, e abbiamo perso con l'Oxford City, e poi va bene in FA Cup il secondo turno con una squadra più forte che di League One, che è Bristol Rovers. Ma alla fine in campionato abbiamo fatto solamente due sconfitte. Guardate che stagione, tutti verdi dopo l'FA Cup, ragazzi, tutti risultati positivi, striscia verde. A noi il verde ci piace, su Football Manager soprattutto. Significa che dopo l'FA Cup ci siamo ripresi alla grandissima, ma noi ci siamo fermati con questa partita, se vi ricordate, col Barnet 5-0 in FA Trophy, terzo turno. Vi ridico cos'è l'FA Trophy, ovvero l'altra coppa, quelle delle serie minori, cioè la coppa che faremo noi. Poi ho fatto un bel po' di partite, ragazzi, se no non finisce più sto campionato. Vorrei portarvi anche un pochino più avanti, vorrei magari portarvi appunto una promozione, per cui oggi faremo qualche partita come al solito. Ma abbiamo fatto, dopo il Barnet, dopo la bella vittoria 5-0, ho vinto contro l'Islef in casa 4-2, col Barnet 1-0 in casa, la trasferta col Woking 3-1, 3-0 col Wilston, sempre in trasferta con lo Stockport, ragazzi, che è una nostra rivale per la promozione. Abbiamo vinto 1-0, molto importante. Poi ho vinto contro il quarto turno di FA Trophy, sempre con la coppa, 3-1 con l'Emel Hempstead, squadra inferiore. Abbiamo vinto 4-1 col Torquay United. Abbiamo vinto 3-1 col Boreham Wood. Vinto in trasferta 3-0 col Maidenhead. E poi l'ultima che ho fatto è sempre questo 3-0 in FA Trophy, quinto turno, Tonbridge. Questa è la mia carriera. Intanto grazie mille per il follow. Grazie, penso che sia Timothy.
Timothy, che dici? Fra, puoi mettere Tagliatelle del Padre Pio remix? Che stai a di Timothy? Non ho capito. Musica chill? Ma che stai a di Timothy? Che devo fare? Vuoi stare qui in compagnia, tranquillo, rilassato? O vuoi andare via? Dimmelo. Perché tanto a me puoi dire qualsiasi cosa, non mi tocca molto. Dimmi pure, non ho capito. Musica chill? No, io non metto nessuna musica. Menino Ronaldo, un altro follow. Grazie, benvenuto. Era lui su YouTube o su Spotify? Buonasera, Clachio. Buonasera a te, caro. Oggi abbiamo un po' di persone simpatiche. Aspettiamo, vediamo cosa dicono. non capisco questa musica. No, ragazzi, io la musica non metto né YouTube né Spotify perché, non avendo purtroppo, facendo i VOD, quindi i video. Vengono bloccati da Twitch, purtroppo, perché non ho il copyright e non ho la partner. Essendo un piccolo canale che sta crescendo, io spero che voi mi aiuterete a crescere e senza troppe parole. Cioè, raga, insomma, chiariamoci, qui stiamo per divertirci. Questa è una community molto, molto, molto tranquilla. Io ringrazio il follow di Menino Ronaldo, giusto? Ma va, svegliati. Ma che stai a di Timothy? Va bene, ciao Timothy. Che noia, perché mi dovete far fa ste cose? Madonna. Dimmi, Timothy, che c'hai? Qual è il problema? Dimmi, qual è il problema? Perché mi dovete... Cioè, stiamo tranquilli, qual è il problema? Ma va sveglia di cosa? Cosa? Sì, che cosa? Dimmi, che c'hai? Clacchio, non lo so, oggi c'è sta gente simpatica. Ci sono... Qualche leoncino da tastiera che viene qua. Dimmi tutto, Timothy. Quale problema hai? Sfogati qui con noi, dimmi. Dimmi, Timothy, qual è il tuo problema? Dimmi tutto. Esatto, bimbi fate i bravi. Perché purtroppo, ragazzi, spero che abbiano 5 anni. Perché lui ha tanti problemi. Menino Ronaldo, non lo so, non lo so, non saprei, non saprei, non saprei che dirti, però ragazzi, mi dovete far fare la guardia. A me le guardie mi stanno sul cazzo e voi mi fate fare la guardia, quindi per favore fatemi fare la mia live in pace. Se volete stare qua, state in tranquillità, in pace, vedete la live, se non vi piace mi salutate. Timothy, perché continui? Io non mi incazzo. Sì, adesso lo butto fuori, adesso lo butto fuori, dai. Buttiamo fuori Timothy. Ah, che noia. Va bene, fatto. Mi deve far perdere tempo, regà. Perché mi dovete far perdere tempo? Non capisco perché mi dovete far perdere tempo. Non ne va proprio, cioè, non ci divertiamo. Semplicemente non ci divertiamo. Va bene, ok. Menino Ronaldo, spero che tu sei un po' più tranquillo. Comunque, ragazzi, vi stavo dicendo, una serie di belle vittorie. Una serie di belle vittorie. Tanto poi ritornerà con qualche altro nick. Se vuole, qua ci rompe le scatole. Non vi preoccupare. Magari siete degli amici che vi siete messi d'accordo e venite qua a rompere le scatole, ma non c'è nessun problema. A me va bene lo stesso, tanto io la continuo lo stesso la live con i soliti. Tanto saluto Clachio, benvenuto caro, benvenuto Nicolò. Insomma, andiamo avanti. Come detto, abbiamo fatto una serie di vittorie molto, molto interessanti, ragazzi. Qui su Football Manager, come vedete, ho fatto io offline. Ci eravamo fermati col Barnet e poi abbiamo continuato a vincere. Questo è molto importante. Oggi, partita fondamentale. Partita fondamentale. Va bene, Menino. A posto, a posto. Grazie, va bene. Come dicevo. Io non sono Lollo. Chi è? Ah, sono tutto verde. Hai visto, Clachio? Bella, bella serie di vittorie. A parer mio, sei il più forte di cosa, menino? No, non sono il più forte. Sono scarsissimo su Football Manager. È solo che ho avuto fortuna ed eccolo qua che con la fortuna si vincono tutte queste partite. Vedete, da quando abbiamo iniziato il campionato... No, no, menino, non sono più forte. Penso di essere solo fortunato. Ho fatto solo due sconfitte, ma penso di essere fortunato e non fortissimo. Bella Tato, benvenuto, caro.
Poi andiamo avanti, signori e signorine e signorini, perché oggi c'è da divertirsi. Giochiamo col Wrexham, quarta in classifica. Questo è uno scontro diretto, anche se abbiamo 7 punti di vantaggio dalla seconda. Ciao Menino, ciao, grazie. Ok Menino, grazie di essere passato, caro. Di come gli allenatori e merito dei giocatori. Di come gli allenatori è merito dei giocatori, perché l'allenatore è fortunato, i giocatori sono forti. Non sono io che cambio account. No, Nicolò, tranquillo. Lo so. Vieni domani, Meni? Bene, sono contento, Menino. Dai. Buona serata, caro. Un abbraccione a Menino Ronaldo. Ma tu meni a Ronaldo? Che significa Menino Ronaldo? No, spero di no. Il povero Ronaldo, insomma, lasciatelo stare, insomma, ha i suoi problemi. Comunque, raga, adesso andiamo avanti. Come detto, è una buona serie di vittorie. Andiamo avanti adesso col Wrexham in trasferta. Poi facciamo l'Halifax Town in trasferta, appunto, che è 17esimo. Però questa è tosta. Questa è tosta. Infatti ci giochiamo, ce la giochiamo con tutti i titolari. Un'altra cosa importante per chi vuole. Un'altra cosa importante, ragazzi. Vuol dire piccolo Ronaldo. Ah, non lo sapevo, Menino. Ah, Menino è piccolo? Ah, ok, grazie in portoghese e brasiliano. Grazie di avermelo detto. Ma tu sei italiano? Sì, perché parli italiano. Ok, grazie di avermelo detto, caro. Grazie di avermelo detto. Va bene. Allora, vi dicevo. Ho bevuto anche oggi. Clachio, non bere troppo, Clachio. Non ti ubriacare, te prego. non ti devi ubriacare, caro. Tu ti ubriachi troppe volte, eh. Cioè, sei sempre ubriaco ultimamente, ma come mai? Allora, come detto, una cosa importantissima, che poi mi avete fatto scordare, siamo ai quarti di finale dell'F Trophy. Era bello quello tipo, perché l'hai bannato? Ci fa risa... Nicolò, dai, su, fai il bravo pure te. Ah, sarebbe un acquisto superbo. Ok, questo qua andiamo avanti. Osserva. Dai di trofi, siamo ai quarti di finale, ragazzi. Siamo ai quarti di finale, non la faremo oggi il quarto di finale, perché mancano ancora un po' di giornate, manca ancora un pochino di tempo. Però sicuramente faremo il campionato. Andiamo avanti il campionato, ovviamente. Allora, andiamo. Questo ok, questo approviamolo. Vai, facciamo sta partita col Wrexham. Speriamo bene. Wrexham Lolli Sleggio. Riunione tattica. Ok, ovviamente giochiamo come al solito. Ci sta qualche lineetta verde che ci piace, come sempre. E la formazione titolare è la solita. Vucevic in porta, quelli che secondo me sono i migliori in questo momento, con Brooking a destra, McKay, Chapchat, McKay, Kirby, Nolan, sì, Nemane, Crankshaw e Asante. Asante, ragazzi, ha continuato a lavorare, a segnare. E guardate quanto ha fatto, 22 gol. Già arrivato a 22 gol, ma Crankshaw è arrivato a 10 gol. A Bucamara 10 gol. 11 ne ha fatti Kirby. 8, ragazzi, 8 gol ha fatto il difensore centrale David McKay. Tanta roba. Poi, cioè, ora sto bevendo Stella Artois che neanche pensavo esistesse più. Grande Clachio, ma dove sei, Clachio, che bevi? È sempre ubriaco, Nicolò. Ormai Clachio è sempre ubriaco. Ma dove sei che stai bevendo? Allora, qui intanto, ragazzi, faccio le cose mie. Aspettando poi che magari arriva pure qualcuno. Kirby idolo. Sì, Kirby è troppo forte, raga. Kirby è veramente un gran giocatore. Nia Kirby ve lo consiglio perché è proprio forte. Ora a casa, prima al bar. Ah, ok, Clachio. Prima stavi al baretto, adesso a casa. Però adesso che stai a casa, insomma, non, mi raccomando, non bere più. Stop. Hai bevuto un pochino al bar, ma non bere più, oh. Fermati, che diamo un brutto messaggio, non va bene. È perché se inizi a bere poi devo continuare un po'. Clachio, ma non è vero. Non è vero, non funziona così, ti puoi anche fermare. Funziona pure che ti puoi fermare, non ti preoccupare. Tanto, ragazzi, vi do una notizia, il fatto che Murici, no, questo è reale, eh. Murici, ragazzi, è andato a Mallorca, lo sapete, no?
l'ex attaccante della Lazio, per fortuna, in prestito con diritto di riscatto, sta giocando già la prima partita. Dopo due giorni sta giocando, non ha toccato una palla. Come al solito, non ha toccato una palla in Coppa, nella Coppa del Re. Quindi la Coppa Nazionale Spagnola. Ci sta Rayo Vallecano, Mallorca, e il Mallorca sta perdendo 1-0. Nicolò dice che ci vorrebbe una bella cosa stasera. Se segna finisce il mondo. No, Claudio, non può segnare, è impossibile. È impossibile. Allora, formazione abbiamo fatto. Vai, andiamo a giocarci questa, va. Andiamo a giocarci questa, ragazzi. Vai. Spogliatoio. Ok, allora, vediamo un po'. Stiamo andando bene, stiamo in serie, quindi continua a tenere la serie viva. Ok, facciamo così. Speriamo bene, regà. Sono una marea di vittorie. Però ho paura che poi arrivo in live e succede il casino. Intanto sono tutti motivati. Questa è una partita importantissima. Sì, di benzina, Clacchio, di benzina. Lascialo perdere, Nicolò, che ogni tanto impazzisce pure lui. Oggi siete tutti gasati, tutti. Che c'avete, oh? Che c'è? L'aria friccicarella? Che c'è oggi in live? Allora, con la gara dello Stockport, ok, siamo concentrati a giocare qualsiasi cosa, non è una distrazione, aspettiamo e vedremo, ok, perché? Eppure avevo messo l'intervista di farla fare al secondo, vabbè, queste cose non le capisco. Va bene, questo qua è il derby, ragazzi, Wrexham, Lolli Sleggio è il derby. Calcio d'inizio, saltiamolo e via. Vediamo che succede. Hayden dietro per Linton. Le signore le tratto con i guanti. Bravo, bravo, bravo Clacchio, bravo Clacchio. Devi fare così. Le signore vanno sempre trattate con i guanti. Anche se ti fanno innervosire e ti fanno incavolare. Sempre rispetto per le donne. Mi raccomando. Brooking, Kirby, Nolan. E sbaglia qua. E oggi sarà difficile, ma McKay fa l'errore. McKay ha fatto l'errore e sbagliano pure loro. Raga, però comunichiamo che incoraggiamo la squadra. Siamo forti, ma... Calcio d'angolo, va McKay, va Sean, in mezzo Asante mette alto, peccato Asante, derby in quel di Wrexham, ancora calcio d'angolo, va Kirby, Nia dentro Asante, indovinate chi ha segnato, è sempre lui, Enoch Asante ragazzi, 23esima rete in stagione. Su calcio d'angolo, sul primo palo, lasciato solo e non sbaglia niente. Non sbaglia niente. 1-0. Si è fatto male alle mani. Porca miseria, si è fatto male alle mani. Allora entra Ryan Clark al posto di Nemane. Facciamo così, vediamo un po' che si è fatto. È infortunio al ginocchio, mi preoccupa. Asante è un animale. Sì, Clacchio. Asante è veramente forte. Nella mia carriera è forte. Vai. Conferma. Nicolò, quello era più ubriaco di Clacchio. Non so cosa dicesse. Non lo capivo nemmeno, quindi... Infatti gli chiedevo se aveva dei problemi, qualcosa. Ma non lo diceva, quindi... No, perché qui siamo anche... Qui, diciamo, questo è anche... Possiamo anche fare terapia qua, se vogliono, eh. Anche terapia di gruppo. Io conoscevo le tagliatelle di Nonna Pina, ma qui se vogliono possiamo fare terapia perché vedo che ci sono dei personaggi strani, quindi non c'è problema. Se vogliono venire, gli risolviamo i problemi. Asante ha sfiorato ancora. Asante ha sfiorato ancora, ragazzi.
Va bene, 1-0 alla fine del primo tempo, partita difficile, partita difficile, partita difficile. Direi questa. Ok, però raga faccio, aspettate, stringi i pugni, continuate così. Non stanno facendo proprio perfettamente, però va bene, dai. Crankshaw, Clark non sta giocando proprio benissimo. Buon primo tempo, Clark. Sì, buon primo tempo, però niente di che. Vi posso garantire che le altre partite che ho fatto sono state molto più belle. Giocate bene, come piace a me. Però è anche il fatto che... anche perché comunque giochiamo contro una squadra forte. È un derby in trasferta. Dopo una serie di vittorie, sapete che Football Manager ogni tanto non ti permette di ottenere molte vittorie. Però vediamo che succede. Tanto McKee sbaglia, eccolo là. Brooking sbaglia, regà, vedete tutti questi errori? Lo vedete tutti questi errori? Intanto mettono fuori loro. Errori che mi fanno un po' pensare. Ed ecco qua il pareggio. Lo sapevo. Lo sapevo, cazzo. È incredibile. In live non riesco. È incredibile. A volte, cioè, è proprio... È così. Ma me la sentivo questa, ragazzi. Me la sentivo. Allora, sta giocando malissimo. Allora, stanno giocando male vari giocatori. Innanzitutto entra Diallo al posto di Ibrahima, sì. Questo me lo metti qui così. Diallo e Nolan. E malissimo Crankshaw e Clark. Non posso mettere nessun altro perché non ho solamente una punta. Male sulle fasce oggi, malissimo sulle fasce, guardate. Vabbè. Incoraggiamo. Asante è fortissimo, sì, Asante è fortissimo, raga, però purtroppo il pareggio non ci voleva. Il pareggio non ci voleva. Conto il derby, cioè vedo che queste rivalità vanno sempre a sfavore, non so perché. È strano proprio. Poi il Wrexham è forte, però. Aia. Vedete? Vedete? Questi stanno giocando bene. Ed eccolo là, 2-1 per loro. Porca miseria, porca. È assurdo, regà. Buonasera, Dark Master, benvenuto, caro. Ma è incredibile, oh. È incredibile, raga. Ma è incredibile il fatto che ho vinto quante partite consecutive? Una marea, arriviamo al derby e perdiamo. Diamogli un po' di fiducia, ancora incoraggiamento. È incredibile. Eravamo passati in vantaggio molto bene. La squadra non sta giocando bene, ve l'avevo detto. E purtroppo è così. No, Nicolò, no, non è nessuno che porta Iella. È un po' di sfortuna sul gioco. Che qua, dopo che fai una serie di vittorie, tantissime vittorie, una sconfitta ogni tanto la devi ricevere. Ma il problema è che dobbiamo vincerlo sto campionato. Ormai ci siamo, abbiamo giocato benissimo fino adesso. No, non riesco più a giocare. Non so che c'ha. Non so nemmeno cosa fare per poter... No, guardate Clark come sta giocando, raga. Mamma mia, Ryan Clark. Ma come si fa? 6.3. 6.3. McKee, Clark. Nolan, tocco per Asante. Almeno a pareggiarla. Clark, ancora per Asante. Ma che lancio gli ha fatto? Kirby e Paralento. Facciamo l'ultima sostituzione, ma non saprei chi mettere perché... Non saprei chi mettere. Malissimo Crankshaw, malissimo proprio. Allora, metto a Bucamara a destra. Ah, male pure Chapchat, ragazzi. Camara al posto di Crankshaw? Boh. Io direi di fargli fare l'attaccante esterno offensivo. Mettiamo Clark attacco. Facciamo così. Buonasera, Yeyo.
sono riuscito a passare. Grande Yeyo, benvenuto caro. Meno male che sei tornato, sono contento. Guarda, stava andando benissimo, nel senso, stiamo giocando bene. Ma il problema è che oggi stiamo giocando di merda invece. Al momento che ci interessa, al momento decisivo, purtroppo, ogni tanto sto gioco non lo capisco. Oh, quest'anno non lo capisco. Mi frega un pochino, mi frega un po'. Stiamo 2-1 per loro. Non metto offensiva, non me ne frega niente. McAllister. Le vecchie live le ho viste tutte. Grande Yeyo. Cioè, come se ci sta veramente... No, no. Palo. Mamma mia, no, raga. Ma che c'hanno sti giocatori oggi? Vabbè. Cioè, vi garantisco, ho fatto io offline delle partite spettacolari. Oggi è vergognosa sta squadra. Stiamo subendo tantissimo. Stiamo subendo tantissimo. Ancora incrocio dei pali hanno preso. No, ma non è veramente, raga, non, è assurdo. Domanda di più. Non riesco a giocare. Oh, dai, forza. Svegliatevi, merde. Brutte merde, oh. Scusate, però mi devo sfogare qua con questi. Non so come dirglielo. Glielo direi in campo. Brutte merde, svegliatevi. Questo è il derby. Che tifosi... I tifosi ci vogliono... La Camara. Camara... Che cazzo fai? No. Ancora Camara. Esce il gol di Asante. È sempre lui che ci riporta dentro. È sempre lui che ci riporta in partita. Doppietta. È sempre lui. È una bestia. Nicolò, ma che giornata no? Giornata sì. Sempre giornata sì. Fossero questi i problemi. Guardate, raga. Asante è veramente una bestia. È veramente una bestia. 2-2. Novantatreesimo. E non è finita. E non è finita. Attenzione. Vediamo se si è svegliata la squadra. Va Diallo. Chapchat. Dentro. Per Camara. Va Abu. Abu. Mettila lì. E Brooking sbaglia. Abbiamo sbagliato il gol del 3-2. 94esimo. Attenzione però. Me la sto giocando. Me la sto giocando. Vucevic ha fatto un errore. Primo errore. Però va bene anche il pareggio, regà. In trasferta il Wrexham, al quarto in classifica. Alla fine ci stava, è un derby. Non abbiamo vinto, peccato. Però non abbiamo forse nemmeno perso. Visto che mancano 30 secondi, vediamo, eh. Questo gioco è strano, tutto può succedere, però. Chapchat ha giocato molto male. Va Clark. Dentro per Kirby, no. Clark male male. Clark malissimo. Clark malissimo proprio. Sta partita. Vabbè, penso che finisca 2-2, perché ormai fallo laterale per noi è finita, ragazzi. Abbiamo pareggiato, per fortuna, alla fine. Per fortuna. Abbiamo giocato alla pari con questi, eh. Ma vi posso garantire, adesso vi faccio vedere nuovamente perché è arrivato adesso. Vi faccio vedere come abbiamo giocato le altre partite e come le ho giocate. Tanto non abbiamo giocato malissimo con Asante, che è un bomber di razza. Ormai l'avete scoperto, lo sapete. E più che altro, se andiamo... non sono felice... Ok, questa qua, benissimo, non dobbiamo permettere di pareggiare, io ho detto, contro i nostri, contro i nostri rivali, ma dobbiamo sempre vincere le partite, i derby, le partite con i rivali, perché la Lolli Sleggio avevo messo all'inizio del gioco, se vi ricordate, avevo messo rivale il Wrexham, che poi non c'entra niente geograficamente, è proprio una mia idea così matta di mettere sta rivalità storica, vabbè, si tratta di gestire le aspettative, spero che possano... non me ne frega niente, dai, dai, su, su, va bene così. Allora, come vedete, 33 partite, Stockport a 73, noi a 81, però, ragazzi, sono 8 punti di vantaggio, ma il problema è che stavamo a 10 punti di vantaggio. Wrexham sta qua, e vi faccio vedere adesso, però, voglio farvi vedere a chi è arrivato adesso cosa abbiamo fatto. Nel senso, cosa abbiamo fatto fino adesso. Allora, intanto Camara, va bene. Nemane che si è fatto 4 settimane, Nemane. Ciao Stufa, non ti preoccupare, caro. Ti sei perso una partita non eccezionale, devo dire. Grande Stufa.
Stavolta una partita non eccezionale, però adesso, perché è arrivata adesso, vi faccio vedere cosa ho fatto prima di questa partita, che purtroppo abbiamo pareggiato 2-2, però in trasferta un derby contro il Wrexham, che era quarto in classifica. Noi siamo primi. Aspettate, aspettate che sono 12 senza sconfitte, ma vi faccio vedere. Ma Staff come si è messo? Clacchio, bene a Staff, bene. Lo Staff è tra i migliori, faccio vedere lo Staff, eccolo qua. Dobbiamo migliorarlo qui, allenamenti. Però guardate, tutto verde, quasi tutto verde. Possiamo migliorarlo sicuramente l'anno prossimo, se andiamo in League 2, lo miglioreremo. Però vi faccio vedere il calendario. Guardate, l'ultima partita che avete visto voi è stata quella col Barnet. Ok, 5-0 in FA Trophy, terzo turno. Vittoria col Lisleg, vittoria col Barnet, vittoria col Woking in trasferta, Wilston in trasferta, Stockport in trasferta, che lo Stockport sapete che sta lottando con noi. FA Trophy quarto turno 3-1, Torquay 4-1, Bonham Wood 3-1, 3-0 col Maidenhead e poi in FA Trophy quinto turno abbiamo vinto col Tonbridge 3-0. Ora questo pareggio, 2-2. Diciamo, ci sta ogni tanto un pareggio, ma stavamo facendo, guardate, regà, ho perso solo due partite in tutto un campionato lunghissimo. Secondo me stiamo facendo bene. Nemane purtroppo si è fatto male, che stava giocando molto molto bene. Purtroppo Windsor sta giocando bene, per cui faccio una cosa, ragazzi. Metto Windsor a sinistra e Crankshaw a destra, con Ryan Clark in panchina perché non abbiamo altre ali. Ah, c'è Will Rickard. Però ragazzi, preferirei mettere Crankshaw a destra e Windsor a sinistra. John Nolan, devo dire che non mi è piaciuto tantissimo. Però vorrei rilasciare sto centrocampo. Lasciamo questa difesa, vediamo, vediamo, lasciamo questa. Bene, è un miracolo. Cosa? Il campionato che stiamo facendo? Secondo me stiamo facendo molto bene. Asante, ragazzi, Asante ha fatto un'altra doppietta. Guardate un po' i gol. 21 in campionato, 2 in coppa, in FK e 1 nell'altra coppa. Ragazzi, questo ha fatto 24 gol stagionali. Ah, raga, questo è... Vi faccio vedere la storia di Asante. L'anno scorso ha fatto 24 gol in campionato, quest'anno già 21, ma in 26 partite. Ma quanto è forte? Quanto è forte? Ma cioè, per me è veramente... È un dio, cari. È veramente, veramente un grande. Ora, giocheremo la partita contro l'Halifax Town. In teoria, contro l'Halifax Town dovrebbe essere abbastanza tranquilla. Che mi raccontate? Per il resto, giornata tutto a posto? Studio, lavoro, insomma, che avete fatto? O anche avete cazzeggiato, ferie? Avete fatto qualcosa di bello? Clacchio si è obbligato un'altra volta, mi ha detto. Yeyo è tornato dopo un po' di tempo e sono contento Yeyo, che ogni tanto riesce a passare. Bene, bene. Più siamo e meglio è. Più siamo, ragazzi, e più ci divertiamo qua. Io ve lo dico sempre, stiamo crescendo tantissimo. Dopo, ragazzi, sono 3 mesi, 3 mesi e mezzo che sto in live, 3 mesi in live e stiamo crescendo, quindi sono molto contento. E grazie a tutti voi, ovviamente, che siete qua e mi fate compagnia, perché questo lo sapete. Asante riceve un bonus per le reti segnate. Vabbè, 13.000 euro. Ah, vi dico un'altra cosa. Le finanze non stiamo messi bene. Guardate un po'. Bilancio complessivo meno 174.000 euro. Bene con gli ingaggi. Trasferimenti c'ho solo 15.000 euro, ve lo dico subito. Bene con gli ingaggi. Però c'è un'altra notizia. Se vado su Visione Societario... Visione societaria, ragazzi, guardate un pochino. Sotto ci sono voci secondo cui un attuale dirigente della squadra potrebbe rilevare Robin Santon Gleaves come presidente. Quindi ci potrebbe essere un cambio al vertice. Ci potrebbe essere un cambio, una nuova dirigenza. Speriamo che mette soldi, perché siamo passivi pure qua. Forse se sali di categoria si migliora con gli sghei. Clacchio, speriamo. I dindini sono importanti, ragazzi, qua. Ed è un problemino, questo. In tutte le carriere che ho fatto fino adesso, ne ho fatte due. Quella col Mariupol e questa. Come sapete, non abbiamo soldi. Quindi, devo fare io delle intuizioni. Sì, ha ragione Clacchio. Infatti, pure secondo me, Yeyo, se saliamo di categoria, sicuramente abbiamo dei soldi in più. Quello è sicuro. Però... Ok, il problema è che non riesci mai a fare una squadra
cioè devi avere delle intuizioni tue per fare una squadra forte. E secondo me sto facendo un mezzo miracolo con questa squadra. Dovrebbe essere così, anche se aumenteranno gli stipendi dei giocatori da acquistare. Sì, esatto, Yeyo. Quest'anno potresti davvero fare il double. Yeyo, spero di fare il double. Così iniziamo a vincere qualcosa. Cioè, una carriera dove bisogna vincere. L'anno scorso siamo arrivati terzi. Non abbiamo fatto male, A un punto dalla seconda. Con una squadra ancora più scarsa. Quest'anno ho migliorato un po' la squadra. Però, ragazzi, gioca bene. Giochiamo bene. Non posso dire niente. Giochiamo bene, però... ringrazio sti giocatori che sono bravi. Come dicevo prima, sono fortunato. L'allenatore è fortunato. L'allenatore deve dire sempre che lui è fortunato e i meriti sono tutti della squadra. Così fa l'allenatore. E io sono un allenatore. Tra virgolette. Allora, questo non me lo... No, non mi interessa più. Non ricordarmelo più che mi state stufando. Fatto l'offerta. Allora, per esempio, Naismith. Che ci faccio io del terzino destro in prestito? Niente, ce l'ho. Perché mi fa questa offerta? Non ci faccio niente. I soldi già non ce l'abbiamo. Ritiro l'offerta. Mi gioco con quelli che ho. Rigard usa entrambi i piedi. Bene. Bene. Programma d'allenamento. Ragazzi, andiamo a modificare. Lo sapete come faccio io ormai, no? Qua ci andiamo a mettere. Preparazione della partita. Revisione della partita. E confermiamo. Qui ci andiamo a mettere un finalizzazione. E qui ci andiamo a mettere un'altra volta revisione. Va bene. E qui è già tutto a posto. Abbiamo, guardate un pochino. Ragazzi, in due settimane abbiamo quattro partite. Guardate. Halifax, Aldershot, Gloucester, Grimsby. Grimsby è fortissima. Io i prestiti li faccio solo su giovani di talento per 2 anni con costo futuro opzionale. Clachio. Quello è ottimo, è ottimo. Io l'ho fatto per 2 anni di Ibrahima Sy. Questo giocatore qui... E lo faccio vedere. Però non gli ho messo. Non hanno voluto il costo opzionale, purtroppo. Ma qua è difficile, ragazzi. Qua è difficile. Il creativo Kirby sta per battere il record di assist, ragazzuoli. Kirby ha fatto 18 assist. Ah, raga, ma quanto è forte Nia Kirby? 18 assist. Cioè, ho una squadra veramente che segna e fa assist. A me questo mi manda in delirio. Mi manda in delirio. Il fomento grigio si impazzisce con questi giocatori. Allora, fatemi capire, però, perché vedo che Nolan è un po' stanco. Asante è stanco. Giochiamo domani, vediamo. Io preferisco prendere in prestito giocatori non troppo giovani. Non mi piace far crescere i talenti altrui. Stufa pure. Kirby è il mio preferito. Sì, Glacio, Kirby è veramente forte. Però, regà, mi sa che dobbiamo fare un po' di... Allora, mi sa che dobbiamo fare un po' di turnover, lo sapete? Intanto questi sono i giovani che sono andati in prestito. E giocano e segnano. Soprattutto Damon Walton. Com'è questo? So, non è malaccio. Non è malaccio. 17 anni, non è malaccio. Chapchat, ok. Questo facciamo così. Fatemi capire un attimo se devo fare un po' di turnover. Aspettate, mo vediamo. Per quello metto un costo futuro opzionale. Vedo come crescono. Clachio, fai bene. Ma non tutte le squadre ti permettono di mettere il costo futuro opzionale. Perché se te lo permettono, te lo mettono altissimo. Non so se ci avete fatto caso. E io in questo caso non ho la possibilità di spendere soldi con questa squadra. E quindi non possiamo mettere quelle cose. Sì, Nicolò, certo. Certo che faccio altre partite, ovvio. È ovvio. Ovvio che faccio altre partite. Aspettate un attimo, Questo facciamo così. Bravo nei passaggi di Haviland. Ok. Gli facciamo questo. Io direi di lasciare ancora. Ma no, voglio togliere Chapchat che non mi è piaciuto nell'ultima. E ci metto Kutsimuka, ragazzi. McKay lo lascio perché è forte di testa. Guardate, ragazzi, McKay ha fatto 8 gol. Tutti da calcio d'angolo. Con la Lazio ho preso Amadi Allo. Così ed è stato un vero affare. Ragazzi, sì. Sì, ma ci sono gli affari. Allora, Ibrahima sì, a me piace un sacco. E questo ragazzo si libererà a zero. Ma questo ragazzo qua, ragazzi, di 20 anni, sto senegalese, fidatevi che io l'ho preso in prestito per 2 anni, però non mi hanno messo la clausola. Intanto, ragazzi, Asante lo faccio riposare. Guardate, è stanco. Niente, entra a Bucamara. Scusate, ma sta partita facciamo così. E poi vediamo. Gli altri giocano tutti. Come sta McKee? È stanco pure McKee, però vabbè.
Diallo qui oppure Betache. No, ragazzi, Betache al posto di Diallo. Giorno. Ah, non vi ho detto che ho preso John Nolan. Scusate. Nel frattempo mi sono preso un parametro zero. Non mi ricordo se ve l'avevo detto. Ho preso questo centrocampista di 30 anni, John Nolan. Mi sa che mi sono scordato di dirvelo. Sì, che poi se ti vedi bene nel contratto lo prendi pure a zero. Anche se su questo FM è più difficile, è vero, è più difficile. Raga, questo qua è un giocatore che giocava nell'Ipswich, in League One. Guardate, in Championship con l'Ipswich nel 2018. Guardate, 2019. E l'ho preso a zero, a 30 anni. E questo è un bel giocatore, John Nolan. Sì, stufa, a parametro zero è molto completo, è molto completo. Allora, raga, io però faccio una cosa. John Nolan non lo faccio riposare. Ci voglio mettere dentro Betache, perché Nolan non mi è piaciuto a centrocampo. Lasciamo questa adesso, lasciamo così. Facciamo un po' di turnover. Ho dato in prestito Jacob Mellis, perché non stava giocando. Tanto la prossimo anno se ne va a parametro zero e togliamo un po' di ingaggio. Questo c'aveva 140.000 di ingaggio. Quindi secondo me ho fatto molto bene. Allora, andiamo avanti. Facciamoci Halifax Lollis. Riunione tecnica. Ok, formazione. E Clacchio, poi lo facciamo qua. Vediamo quanti siamo. Faccio qua il sondaggio. Lo faccio per Motorsport Manager. Facciamo il sondaggio qui. Su Twitch. Lo facciamo giovedì però, ragazzi. Domani Motorsport Manager. Mi raccomando, tutti presenti che iniziamo una carriera con le macchine del 2021, dell'anno scorso. Quindi tanta robetta. Mi raccomando, vi aspetto domani belli numerosi. Spero numerosi, almeno una decina. Tanto noi siamo sempre questi. Ogni tanto arriviamo a una quindicina, però va bene uguale. A noi ci piace uguale così a noi. Pochi ma buoni. Non mi interessa tutto il caos. Va bene così. Tanto io non ci devo guadagnare, raga, qua. Io non ci devo guadagnare nulla. Mi devo solo divertire, quindi... Allora... Ma c'è il figlio di Shumi? Sì, Clacchio. Sì che c'è. È quello dell'anno scorso. Ragazzi, solamente i circuiti sono rimasti quelli vecchi. Ovviamente quelli non riescono a quelli non si possono cambiare. I circuiti purtroppo rimangono quelli e si ripetono. Ci sono un po' di bug in quel senso. Però da quello che ho visto ci sono i nomi veri, i nomi reali e le scuderie reali dell'anno scorso, di quello passato, insomma. Ok, vai, confermiamo, andiamo. Dobbiamo vincerla questa, raga. Prima ho fatto quel pareggio del cavolo. La Sante, meno male che c'è la Sante che ci salva. Per il resto non gli è piaciuta. Non gli sta piacendo quello che gli dico. Svegliatevi. A Bucamara ha fatto 10 gol, raga. Comunque, cioè, una riserva ha fatto comunque 10 gol. È andato in doppia cifra l'attaccante, eh. A Bucamara, e non gioca mai con la Sante. Poi domani pensiamo alla carriera di Motorsport Manager. Adesso mi devo concentrare qua, raga. Mi devo concentrare perché dobbiamo portare per forza la vittoria a sta squadra. Vorrei provare a fare il double, come ha detto Yeyo, mi pare, o Clacchio. Proviamo a fare il double qua. Coppa e campionato. Sarà difficile, ma noi ci proveremo fino alla fine, come al solito. Tanto Windsor, molto bene. Crankshaw, e dai. Crankshaw, 11° gol. Grande Crankshaw su grande assist di Windsor. Windsor lo sto mettendo come ala sinistra, come vedete. Iniziamo con l'1-0. Bellissimo il cross sul secondo palo, come piace a me. E Crankshaw non sbaglia. 1-0. Avanti. Sì, l'ho detto io prima. Sì, io speriamo bene. Però sai come è fatto Football Manager. Fino alla fine io non mi fido. È un gioco troppo pazzo. Troppo... Cioè, non voglio dire niente. Tanto Nia Kirby, grande per Crankshaw. Benissimo sulla destra oggi. Benissimo sulla destra con Crankshaw. Va Crankshaw. Il cross. Ibrahima. Traversa. A porta vuota.
Ha preso la traversa a porta vuota, Ibrahima. Fuori gioco, fuori gioco. Fuori gioco. Fuori gioco. Sbandiera, caro. L'ho visto io da 30 metri. Intanto Mekhi, ragazzi, per beta che... Mekhi, in mezzo. Sbaglia. Per Kirby. Va Kirby. Tocco per Brooking. Crankshaw. No, che sfortuna. Ancora Crankshaw. No, vabbè, raga. Un po' sfortunato qua. McKay. Kirby. Vania. Per McKay. Bene per Brooking. Qui sbagliano. Però ancora McKay. Va ancora McKay sulla fascia destra. Bello il cross sul secondo palo. Windsor anticipato. McKay. McKay. Scusate. Beta che. Ibrahima. Per Windsor. E il sinistro. E la gran parata del portiere avversario. Grandissima la parata. McKay. Tocco per sì. McKay. In mezzo va Brooking per beta che sì, McKay in mezzo, ancora Crankshaw, bellissimo, bellissimo, raga, Camara, che azione, ragazzi, che azione abbiamo fatto. Vediamo l'azione, perché a me interessa questo, cioè che fanno quello che gli dico io. Quest'anno, ragazzi, fanno quello che dico io. Finalmente, guardate, tutto al volo. Tanta roba sta squadra. Vabbè, basta, abbiamo capito, stop. 2-0, andiamo avanti, vai, 12 minuti, 2-0. No, per farvi capire che la partita di prima è stato un caso strano che abbiamo fatto una partita brutta, perché di solito le partite le dominiamo in questo modo, in questo campionato. Io spero che adesso non si rilassino e continuiamo così. Comunque siamo sempre in trasferta e le trasferte non sono facili. Con Lazio era così per me, giocavamo come volevo io. Clacchio, con la Lazio giocavi così. Infatti non tutte le squadre riesci, però quando riesci a giocare come dici te, è veramente un gioco perfetto questo, secondo me. Quando azzecchi la tattica giusta, come vedete fai una serie di risultati incredibili, forse anche troppo facile per alcuni aspetti. Quando azzecchi la tattica giusta, ovviamente. In Premier era troppo difficile. Sì, Clacchio, in Premier è veramente complicato. Però hai più soldi. Puoi fare un mercato migliore sicuramente. Rispetto, per esempio, alla Serie A. Hai molti più soldi. Cioè, l'Inghilterra è il paese dove hai più soldi in assoluto. E quindi puoi fare veramente un mercato molto più aperto, molto più facile. Serie superiori, ovviamente, dalla Serie B in su, Serie B e Serie A, perché il resto no. Ma li hanno anche gli altri. Sì, certo. No, non ci credo. Hanno segnato. Vedete? Lo vedete? Distratto e hanno segnato. Porca miseria, ma guarda Kutsimuka che errore che ha fatto. Vedete? Io dico che non bisogna rilassarsi a sto gioco. Tanto Kent. Tocco per Johnson. Windsor. Camara. Incrocio dei pali. Io ho giocato meglio in Italia. Ora sono al Paris Saint-Germain e faccio quello che voglio. Vabbè, Paris Saint-Germain però è facile. Vuoi vincere facile, Clacchio? Paris Saint-Germain vinci sempre in campionato. Cioè, il Paris Saint-Germain è una delle squadre più forti in assoluto in Europa. Tocco Camara, tocco per sì, bella azione. Voglio la Champions. Ah, ok. È tanto che il Paris Saint-Germain non vince, anzi, non ha mai vinto la Champions, che dico. Devi portarla almeno in finale. Almeno in finale lo devi fare. Per forza. Kirby, Camara. Ancora per Kirby. No. Brooking, bella azione. Windsor. E c'è il gol. E c'è il gol di Windsor. Bellissima azione, 3-1. Sono nel 2030 e ancora non l'ha vinta. Cavolo, Clacchio. Strano. Tanto Kirby. Brooking. Guardate qui, Windsor già aveva sfiorato il gol. Poi l'ha ribattuta e l'ha messa dentro. Va bene. Ora ci penso io. Ah, ok, va bene. Ma c'è una squadra fortissima, immagino. Però molti Regen nel 2030.
o no? Quanti Regen ci sono nel 2030? Tantissimi, credo. A me quando ci sono i Regen mi inizia a piacere di meno il gioco, raga. Sto sincero. Non tanto, non è nel Paris Saint-Germain. In generale dico, Clacchio, penso che ce ne sono, però. Lancio lungo. Vediamo un po' cosa riesce a fare sta squadra. Sta un pochino... Posso dire che non sta facendo proprio... Non sta giocando in maniera perfetta, eh. No, vedete, vedete? 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 Ci sono, ne hai comprato uno scandalo. Lo vedete, raga? Cioè, per favore, tifate per sta squadra, non portate Iella. Che c'è qualcuno che non vuole che vinciamo. Ma com'è, oh? Oh, mi raccomando, Che non è possibile. Non è possibile che subisco tutti insieme. Non ho mai subito due gol a partita. Boh. Ma io non capisco, raga. Kirby, ragazzi, 6.30. Non ha mai giocato così male. Oh, 6.30. Kirby. No, veramente, no, raga. In live c'è qualcosa che non va. Cioè, vi garantisco, ragazzi. Io ho fatto varie partite per conto mio e vi garantisco che non ho visto sti voti di Kirby. Kirby ha sempre giocato da 10. Da 10. Cioè, sempre 7, 8. Boh, io... Ma non è... C'è qualcosa che non quadra, raga. C'è qualcosa che non quadra. Io non so che dirvi. Ok, facciamo così. 3-2. Vediamo che succede. Vediamo che succede. Belli di casa. Vediamo che succede. Dai, Eslu. Chiudi là. Vedete? Lo vedete quanto stiamo subendo oggi? Che cazzo c'hanno? Oh, sto subendo troppo, regà. Porca troia, ma non posso difendermi. No. Porca troia, porca. Non è possibile. No, non è possibile, oh. Porca puttana, porca. Poi dici non ti incazzare. Ma come fai? Ma dai, regà. Non è possibile. Ma non è possibile, regà. Vi garantisco, è un momento di flessione della squadra. Cioè, sono capitato nel momento di flessione di questo football manager del cazzo, perché non è possibile, regà, non è possibile. Oh, vi posso garantire, ho fatto 3.000 vittorie consecutive. Com'è possibile sta cosa? Cioè, qualcuno mi deve dare una spiegazione logica di football manager, non c'è. Non c'è la spiegazione logica. Però è un gioco, è una macchina e deve avere una spiegazione logica. Se no, non è divertente giocarci. Cioè, tu mi devi permettere di continuare a vincere perché questa è la squadra più forte. Boh, vabbè. Non capisco. Devo togliere Kirby, raga. Devo togliere Kirby, incredibile. Non ha mai giocato così male. Vai Brahima. Ma guardate che cazzo di tiro. Mannaggia quel porco lurido. Guardate se mi devono far bestemmiare, eh. Ora se mi devono far bestemmiare. Mannaggia Kirby, mannaggia, oh. Porco quel porco. Che faccio? Sono pure stanchi. Stanno giocando bene, poi. Ciao. Facciamo un domanda di più, va? Vediamo un po' Nolan. Ci prova Nolan.
Il cross dentro. Beh, non è giornata oggi. Oggi non è giornata. Football Manager ha deciso. Ha deciso che è così. Non è giornata. Ha deciso. La merda ha deciso. Lo script ha deciso, ragazzi. Lo script, ve lo dico, lo script ha deciso. Avete visto? A momenti segnava. Fidatevi del Lollo. Cioè, ci sto in questo settore. So come funziona. E vi garantisco che quando decide, decide. E che faccio? Metto Asante al posto di sì. Voi dite che fai, Lollo. E metto Camara qua. Però Camara mi fai la mezzala offensiva e questo mi fa il centrocampista. Esce Kutsimuka che è una pippa, entra Mason Barrett. Non che Mason Barrett sia più forte, Siamo in copertura. Allora, volevo chiederti, quindi anche se compro solo parti del PC, lo posso installare sul mio e migliorarlo? Clacchio, no, io ti sto parlando di un PC desktop, non PC portatile. Deve essere un PC fisso, ovviamente. Portatile non si può fare. Sì, è fisso. Ok, allora sì, certo che lo puoi fare. Devi stare attento ai pezzi che devi comprare, però, mi raccomando. Perché alcuni non sono compatibili, quindi devi stare attento. Tobetta che farfallo. Oh, ma loro che hanno fatto? Aspettate un attimo. Avversario. Ah, che palle. Niente, volevo portare delle vittorie tranquille oggi. Ero sicuro. Ero venuto in live proprio sicuro. E invece, Football Manager decide per lo scherzo. Decide per lo scherzo. Il mio credo è preassemblato. Ok, se è preassemblato puoi farlo. Buonasera Nico, benvenuto caro. Contro ste pippe. Incredibile. 3-3 con ste pippe. 3-3 con ste pippe, ragazzi. Guardate come giocano. Guardate come si è scriptato. Cioè, queste sono pippe assurde. Dal sito Agando, Germania. E crack, io non lo conosco quel sito. Sono sincero. Non lo conosco. Io vado sempre su Amazon perché vado sul sicuro. Ragazzi, 3-3, incredibile. È incredibile. Oggi, ragazzi, pur giocando meglio. Oggi è così. Oggi è così, 3-3 e vabbè. È deludente, gli dico, perché è deludente non aver vinto. Stavamo 3-1 e non va bene, ragazzi, non va per niente bene sta cosa. Non va per niente bene, ci stanno recuperando. 8 punti, no, ancora 8 punti di vantaggio abbiamo dallo Stockport. Lo Stockport l'abbiamo battuto 2 volte, però ragazzi 8 punti di vantaggio è poco. Avevo 10 punti di vantaggio, sto rosicando. Clacchio, dopo tutte quelle vittorie... quando ci si mette FM c'è poco da fare. Sì ragazzi, ormai lo conoscete come è fatto FM, no? Dopo 10 vittorie consecutive, inizi ad avere il momento del pazzo. Ha il momento del pazzo, Football Manager. Cioè, è scriptato in un certo modo, non ti vogliono far vincere tutte le partite. Io non so come fa la gente a vincere tutte le gare. Sinceramente non lo so. No, ma io non lo so, io vedo persone e mi hanno detto, avete visto anche su Telegram, quante partite mancano? Nico, ne mancano ancora un bel po', è quello che mi preoccupa. Siamo noi in live che ti portiamo male. Nicolò, mi sa che sei te che mi porti male, Nicolò, se continui. Se continui ti banno pure a te come quello di prima, E Nicolò è tremendo, Nicolò gli piace quando mi incazzo e lo fa apposta, lo fa Nicolò. Vabbè, non hai perso, sì, Clacchio, non ho perso, però... Perché, allora, ragazzi, mi mancano, vi faccio vedere. Mi mancano precisamente 12 partite, perché sono 46 totali. 12 partite sono tante, è per quello che ti fa rosicare.
guardate, il miglior attacco e la miglior difesa in questo momento, no? Capito perché mi fa incazzare? Cioè, stavamo giocando alla grande. Vi faccio vedere perché è arrivato adesso, perché sennò uno non ci crede. È bannato qualcuno all'inizio? Sì, Stufa, c'era un deficiente, l'ho dovuto bannare, sì. Sì, c'era uno che rompeva le scatole. Purtroppo i miei mod non ci sono, quindi devo fare io la guardia. A me mi stanno anche sul cazzo le guardie, l'ho già detto. No, Nicolò non è cattivo, no, cattivo no. Però fai il birbantello, il birbantello fai. Ti piace quando mi innervosisco, eh? Io lo so. Lo so tu che fai. Intanto, raga, Asante rientra, ma Camara va giocato molto bene, eh? Complimenti a Camara che quando... Allora, Windsor... Però, ragazzi, sono tutti stanchissimi. Adesso devo fare turnover, mega turnover. Vedete com'è? Perché giochiamo ogni due giorni. Avete capito qual è il problema? Allora, Parrot a posto, no, io Kirby lo terrei. Ibrahima sì, ragazzi, metterei qualcun altro. Adesso vediamo chi mettere, però, ci devo ragionare. Allora, mettiamo Barrett al posto di Brooking. Mettiamo, aspettate, allora adesso mettiamo Scott Wotton al posto di McKay, con Chapchat al posto di Kutsumuka, Sean McKee fuori, Jordan Boone dentro. Devo fare un mega turnover, perché vi faccio vedere, mancano 4 giorni alla prossima partita. Io ti banno, sono cattivo, io ti banno. No, più che altro è cattivo il nuovo mod che ho preso. Però non c'è, perché è un po' indaffarato, mi ha detto sto periodo. Il nuovo mod, Alessandro, è bello cattivello, ragazzi. Appena si palesa... scherza pure lui, ovviamente. Fatto l'offerta per Lundstram. Ma che mi frega a me dei giocatori? Fermati! Ma stiamo a marzo, quasi. E mi fai ancora le offerte per i giocatori? Ma falla finita. Sì, mi stuzzica. Ma io non è che me la prendo, raga. Io veramente scherzo sempre. Ovvio. No, veramente. Poi quando entrano i ragazzini che ti rompono le scatole, ovviamente dà fastidio, no? Perché questa è una live... È una live veramente tranquilla, rilassata, gagliarda. Soprattutto quando c'è una bella atmosfera, qui è figo. Cioè, qui difficilmente si va oltre le righe, si scherza, si ride, si cazzeggia. Questo è bello. Poi ogni tanto ci sono i ragazzini. Però che devi fare? Questi vivono pure questi, insomma. Pure gente, purtroppo è così, che c'ha poco da fare nella vita e quindi rompono le palle. Che è successo, Wotton? No, calmo. Ok, questo ovviamente li osserviamo tutti come al solito. Qui mi dice di fare un'altra cosa. Diallo, Camara, Ricard. Mettere Ricard quasi. Allora, manda il vice. Ok. Lollo, mi è saltata la luce, quindi due fai. Quanto hai fatto la scorsa partita? Io. Eri rimasto 1-0? Abbiamo pareggiato 3-3. Assurdo. Guarda, mi sono anche incazzato. Ho anche quasi bese. Ma tu che sei di Roma, Nois Narcos, Cicoria, li ascolti? No, Claudio. Chi sono? No, io ragazzi ascolto solo Giancane. Non so se lo conoscete. Però andatelo a sentire, Giancane. Precisamente la canzone che dovete sentire è Vecchi di Merda. Si chiama. Ma che stai dicendo, Lollo? Chi sono? No, si chiama Giancane. È uno solo. È molto alternativo. Andatelo a sentire. Mettete su YouTube Giancane Vecchi di Merda. E ragazzi, vi scompisciate le risate. Perché quando avete un vecchio davanti, col cappello, che non sa guidare... Vabbè, poi fatelo. È andato a vedere, io seguo lui, oppure i Colle del Fomento, non so se avete mai sentiti, come cantanti romani. Di romani conosco i Profilax, vabbè, Stufa, i Profilax, ovvio, ma i Profilax stiamo parlando di un po' di tempo fa.
No, no, è che non credo, mi ha chiesto chi è Nois Narcos. Che cos'è Nois Narcos? Chi sono? Che cos'è Nois Narcos? Cicoria? Non so che cos'è Nois Narcos, Cicoria. No, 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 non riesco a capire. Ma sei serio? Sono serio? No, non lo so, ragazzi. No, non ci credo. No, non so niente. Che cos'è Nois Narcos, Cicoria? La cicoria io so che si magna. No, se veramente non lo so, ragazzo, sto fuori dal mondo. Spiegamelo, Clachio. Mi devo andare a cercare che è sta roba. Non lo conosco, Clachio. Scusa, ma non lo conosco. Sto Nois Narcos. Non lo conosco. Non lo so, io ignorante. Se mi spiegate, se mi spieghi chi è, io lo cerco. Ma è uno che fa, che fa? Fa ridere, che fa? Cazzeggia. Ah, dimmelo, dimmelo, perché veramente. Se no rimango indietro. Allora, raga, mettiamo Ryan Clark, va. Facciamo un po' di turnover. È un rapper famosissimo. No, ragazzi, io il rap non lo ascolto. Scusate. Scusate, ma non ascolto il rap. Mi dispiace. No, non mi piace. LOL è antico. Sono antico, esatto, Nicolò. Io sono fomento grigio perché sono antico. O quasi vecchio. Ma è proprio un king. E allora lo andrò ad ascoltare. Che ti devo dire? Sei un king. Se mi dici che è forte, lo andiamo ad ascoltare, sto tizio. Ma non mi fa... Come detto, non mi fa impazzire il... Non mi fa impazzire il rap. Bella Vikingurra! Dal lavoro con fomento! Grande Vikingurra! Dai, che ci dai carica! Per Roma è tutta Italia! Ah, non è un gruppo, il nome non mi era nuovo, ma non ascolto rap quasi per nulla. Anch'io stufa, non ascolto il rap, quindi non so chi fosse. Però è un rapper, quindi... Sarà un rapper abbastanza famoso, se dice così Clachio. Grande Vikingurra! È venuto con fomento dal lavoro. Che te frega, Vikingurra? Rimani qua! Ascolti mentre lavori. È il fondatore del rap romano. Ma veramente, Clachio? No, ma vabbè, raga. Io sono veramente... Come dire, sono fuori da questo giro di rap e trap. Non è la musica che ascolto, sono sincero. Andiamo avanti. Non facciamo nessun... Facciamo pure quest'altra partita, raga. Per forza. Bene, Clachio, poi me lo vado ad ascoltare. Tu invece ascolta di Giancane. Sì, me lo ascolto. Tu ascolta Giancane invece. Poi vi mettete a... con Giancane vi mettete a ridere almeno. Almeno vi fate due risate. Allora, intanto Harry Clark. Chi è? Perché il difensore centrale? Non mi serve. Non mi servono. Ma perché fanno così? Ritira l'offerta. Che cazzo mi frega a me di quello? Volentieri. Ragazzi, Giancane. Tutti quanti, andate ad ascoltare. Mi raccomando, si chiama la canzone Vecchi di merda, con tutto rispetto per i vecchi. Perché quella è musica? Parliamone. Di quale Vikingurra? Dici di rap e trap? Io, ragazzi, il rap e il trap purtroppo no, per me non è musica, ma io so vecchio. So vecchio dentro e pure fuori. Poi Noise viene dal dark metal, non è rap moderno. Ah, attenzione, se viene dal metal e dal dark, allora sì. Allora si può sentire, Clachio. Devo capire che musica fa, però se viene dal dark metal, dal metal, dal dark, dall'EBM, da tutto quel giro là, mi piace. Dal rock di un certo tipo mi piace. Perché sapete che io, che a me piace un certo tipo di musica. Poi ragazzi, una volta possiamo anche fare una live sulla musica, perché comunque ne so un pochino. Però non le posso mettere. Nel senso, posso metterle, ma poi il VOD, vabbè, sti cavoli del VOD. Gli diamo la possibilità, stufa, a sto Noise. Allora, dopo lo andiamo ad ascoltare, dai. Dopo me lo vado ad ascoltare. Ma scusa, non conosci Cicoria? No, Clachio, Cicoria no. Cicoria, a Trigoria c'è sta la Cicoria. La colgono a Trigoria, io, da quello che so, la Cicoria. E poi me la magno io. E io, ragazzi, sono un romano vecchio. Ma che ne so di questi giovani, giovanissimi che escono fuori con questi nomi strani, da matti? No, vabbè, sono scioccato. Clachio, che ti devo dire?
Me li dovrò ascoltare, oh. Se mi dite che mi devo modernizzare, ragazzi, io sono rimasto a me piace, mi piace un po' la musica vecchia, nel senso vecchia, nel senso musica rock di un certo tipo, metal di un certo tipo, ma anche passata, capito che dico? Aspettate un attimo, eh. Ok, questo qua. Fatemi un attimo fare ste cose, se no non vado avanti. Io conosco Prezzemolo che sta a Gardaland. Ma che giovani, sono più grandi di noi. Ma veramente, Glachio? Cicoria so che è vecchio, ma non riesco ad ascoltare, ho provato. Ma che musica fa sto Cicoria? No, regà, io regà, se sono più vecchi di noi, io non li conosco proprio, regà. Che te devo dire? È ignoranza mia, scusate, ignoranza mia. Me li dovrò andare ad ascoltare. Anche Achille e Lauro devi sentire. A Nicolò, Achille e Lauro l'ho sentito. Come si chiamava quella canzone che faceva? Quella da drogato. Com'era quella canzone? Musicalmente non mi dice nulla. Non riesco ad ascoltare una canzone se non una bella musica. Per quanto possa essere interessante il testo. Eh sì, stufa. Bisogna dire... bisogna vedere pure la musica. Infatti è molto importante, è vero. Certo, sono rap vecchio stile, ma raga, sono un pezzo enorme di Roma. Allora me li devo sentire. Magari li ho pure sentiti, Glachio. È solo che adesso non. Però a me il rap non mi fa impazzire, capito che ti voglio dire? È per quello che non li conosco. Cioè, a me piaceva il rap americano. Quello sì, quello è il rap vero. Truth Clan. Truth Clan lo conosco. Truth Clan sì, l'ho sentiti. Truth Clan l'ho sentiti. Però scusa, se ti piace... Comunque Colle del Fomento li conosco. Ragazzi, Colle del Fomento sì. Raga, Colle del Fomento fanno reg. A me piace anche la musica alternativa di quel tipo, eh. Colle del Fomento, ragazzi, sono fighissimi, sono fortissimi. Vedi, Glachio, che Colle del Fomento, te l'ho detto che li conosci. Bell'Apocalypse, benvenuto, carissimo. Bentornato, nuovamente. Come stai oggi? Spero bene, spero che ti stai riprendendo piano piano. Kilbia Sante, Ricard, guardate che azione. Che parata che ci ha fatto quella merda. Truce, sono Clan, sono noi, Cicoria, Metal Carter. Un po' meglio, grazie, sono contento. Ascoltate i Folkstone, band folk metal. Bene, bene Vikingur. Questi qua ce li sicuramente. Ragazzi, teniamo a mente i vari titoli che dite, eh. I vari cantanti. Che se poi volete. E Kirby sbaglia ancora. Praticamente è l'unico genere del metal che non ascolto proprio, oltre al black più estremo. Comunque Folkstone li conosco, ho amici che li ascoltano. Ok, i Folkstone, ragazzi, l'ho sentiti, non so, proprio... Grande Parrett, che punizione! E Apocalypse ci porta fortuna! Il nostro Dean Parrett la va a mettere sotto l'incrocio. Punizione alla Pirlo. Punizione alla Pirlo, ragazzi. Dean Parrett, il nuovo Pirlo. Noi in Sardegna abbiamo Salmo e anche lui viene dal metal. Sì, Salmo lo conosco. Salmo lo conosco, Glachio. Salmo lo conosco, ragazzi. Attenti. Non ci posso credere, raga. Ma che cazzo di partite sto facendo? Come facciamo? No, vabbè, questo è il momento di Football Manager, raga. Ne ho vinte troppe consecutive e adesso gli sta rodendo il culo a Football Manager. No, non ci credo. Non ci posso credere, raga. Mi sta prendendo per il culo Football Manager, ragazzi. Non c'è niente da fare. Non mi vuole far vincere facilmente il campionato. Sì, conosco Salmo. No! Asante, che tiro al volo! No, Apocalypse, come? Mi hai fatto passare in vantaggio? No, è tutta la live che non va bene. Guardate che gol che ho fatto! Perché la... È la live, è tutta la live che purtroppo sto facendo brutti. È il Football Manager che mi sta veramente portando... male oggi, non capisco perché. Tutti i pareggi sto facendo oggi. È strano.
dopo una serie di 10 vittorie consecutive, 12 vittorie consecutive, poi vi faccio vedere a chi è arrivato adesso, dopo faccio vedere quello che ho fatto, perché sennò magari dice, ma che cazzo dici, non ci credo. Invece è così. No. Vai, tutti motivati. Raga, questa la dobbiamo vincere. Questa la dobbiamo vincere. Chapchat. Boon. Parrot. Diallo. Asante. Porco, porco. Posso dire porco? O mi bannano? Solo porco, dico. Nient'altro. Il porco è il maiale, no? Si può dire, giusto? Una parola italiana. Dai, forza. Forza, Kirby. Svegliati. E tornano indietro. Asante e sbaglia. Porceddu. Posso dire porceddu? Posso dirlo, no? Le bestemmie su Twitch non sono bannate. Ma comunque no, io non bestemmio, io dico solo porco. Non bestemmio mai, eh. Dico solo porco, porco. E basta. Senza dire altro. Perché a me piace il maiale. Il maiale mi piace in tanti modi. Me lo mangio in tanti modi diversi e quindi ho... Oh, vai Ricard. Sapete, non mi piacciono le bestemmie, però mi piace dire porco. No, raga, così... No, così... No, così non va. Così non va. No, non va. No, abbiamo capito che non va. Abbiamo capito. Puoi dire zio porcone. Esatto, Nico. Vedi, si può dire perché non è una bestemmia, esatto. Zio. Lo zio... No! Tranquillo, sono veneto. va bene, va bene. No, ma può dar fastidio la bestemmia, ragazzi. Io sono stato al live del Children of Bodom, tanta roba. Ammazza. E questo è fuori gioco. È fuori gioco. No, raga, è fuori gioco, ragazzi. Non ci credo, questo era fuori gioco netto. No, no, vabbè, perdere con l'aldershot è veramente ridicolo. È fuori gioco netto questo, ragazzi. No, no, non ci credo. Oh, no, no, non ci credo. Ma fermi, no, no, non so cosa sta succedendo. Vi giuro, non so cosa sta succedendo. Stiamo impazzendo. Non ho nemmeno una alla destra. Mannaggia quel porco. No, vabbè, Kirby non c'è, ragazzi. No, non ci posso credere. Oggi veramente sto facendo delle figure di merda. Mi dà fastidio che non facciano sempre vedere la linea del fuorigioco. Ci vorrebbero i replay controllabili su FM. Stufa, ma quello era un fuorigioco netto. Ve lo garantisco, era un fuorigioco netto. Netto. No, vabbè, dai. Non ci posso credere. Ah, raga, fatemi vedere qua. Mettiamo l'attaccante esterno. Attacco. Attacco pure Clark. Mettiamo offensiva. Che vi devo dire? Guardate Vucevic, ragazzi. Vucevic 6.10. No, vabbè. Ditemelo, se mi devono far nervosire, me lo devono dire subito. Comunica. Rimprovera la squadra. Rimproveriamola. Perché mi stanno... Oggi non mi stanno... No, ho detto, è tutta live che non mi stanno piacendo. Camara sulla destra, regà, non ci sta per niente. Però io l'ho messo lo stesso. Perché ci può giocare. Non è il suo ruolo, però non me ne frega niente. La voglio fare un po' più offensiva. Tanto va Barrett. Ho detto che non me la faceva vincere facile sto campionato. Io lo sapevo. Fuori gioco. Mannaggia. Giornata no. Regà, ci sta la giornata no. Asante che sbaglia sti gol davanti alla porta. Mannaggia. Mi verrebbe da spaccare il computer, ragazzi. Cioè, quando io mi incazzo non vedo più niente. Vedo nero proprio. Vedo nero, cazzo. Aspettate. Vedo nero. Merde. Come stanno giocando?
pareggiato. Vedo nero, ragazzi, vedo nero, 2-2. Nolan ha fatto un gol eccezionale. Con assist di Parrett, guardate che gol, raga. Guardate che giocatore. Sì, sì, cambia, cambia. Allora, aspettate un attimo. Oggi è giornata veramente... Oggi è giornata che mi sa che non va... Oggi non vado a dormire presto. Devo sbollire la rabbia, la rabbia. La rabbia che c'ho. Perché dopo vi devo far vedere. Dici, perché sei nervoso, Lollo? È normale, è un gioco. Ma no, 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 non può essere normale. Domanda di più. 89 minuti. Asante pure non c'è oggi. Vabbè, non gli... No, no. Mamma mia. Sto zitto perché... Mi ha fatto fare 3 pareggi consecutivi, raga. È la prima volta che mi capita. 3 pareggi consecutivi. No, vabbè, dai. Le statistiche, vabbè, dicono sempre a favore nostro, ma 3 pareggi consecutivi. Ma ci recuperano, eh. Ci recuperano. Fai in modo che ci recuperano, te lo dico io. Guardate, ragazzi. Guardate qua. 6 punti di vantaggio abbiamo. Ne avevamo 8. Prima della live ne avevamo 10. Ve lo dico io, ne avevamo 10 punti di vantaggio. Adesso 6. Vedete, raga. Cioè, è veramente infame Football Manager, ragazzi. Se non ci svegliamo è la fine. Ho paura che non... Cioè, ero proprio sicuro di questo campionato ormai. E invece mai essere sicuri di queste merde. 14 partite senza sconfitte. Secondo me ci vuole la birretta in live per stare tranquilli. Clachio, dici la birretta in live devo portare? Però poi non ci capisco più niente. Allora, Asante, ragazzi, lo vogliono tutti. Una cosa importante però, una cosa importante che vi voglio far vedere, perché vi dicevo, perché Lollo si è incazzato. Allora, mancano 11 partite alla fine. Ne farò qualcuna per conto mio e poi vi riporto verso la fine del campionato. Però una cosa importante voglio farvi vedere. Calendario. Dopo questi 3 pareggi in live, 2-2, 3-3, 2-2, guardate quante vittorie avevo fatto, ragazzi. Non è una cazzata, eh. Asante non si tocca. Stufa, l'ho blindato. Asante non si tocca. Guardate che roba. Guardate che roba. E poi il problema pure di sto campionato è che si gioca ogni 3 giorni. Non sono sempre freschi. Guarda, mancano 11 partite, raga. Cioè abbiamo il Grisby, che qui è difficilissima. E lo Jovi l'ultima, che comunque è una squadra forte. Per il resto, e lo Swindon. Cioè ci abbiamo 3 partite su 11 che sono veramente difficili. Adesso il Gloucester. Però raga, sono sincero. Vorrei fare anche la prossima, Ma quasi quasi la faccio, va, faccio pure quello con Gloucester. Non posso lasciare, non posso lasciare una live senza una vittoria, Magari perdo, però sti cazzi. Se perdo faccio, comunque c'è chi mette la musica su Twitch, prova Lolo. Sì Nicolò, vi spiego ragazzi, la musica si può mettere su Twitch. Però ci sta un metodo che, allora io ragazzi mi serve il VOD preciso, che non abbia poi la musica. Perché il VOD io poi lo vado a riportare, il VOD che sarebbe il video che si crea dopo la live, io lo devo riportare su YouTube. Ma sapete che ci sono purtroppo problemi di copyright? Su YouTube non potrei mettere la live. Avete capito qual è il problema? Non è tanto di Twitch. Di Twitch non me ne frega assolutamente nulla a me. È il problema che poi non posso portare il video su YouTube. Per le persone che non possono stare in live, io lo faccio per loro. Se no la musica ve la mettevo. Non è un problema, si va su Spotify, metti una playlist e è fatto. Non so se mi avete capito. È questo qua il problema.
portare la musica su YouTube, YouTube ti boccia tutto, cioè ti blocca proprio il video. E a me non mi piace, quindi... Allora, ragazzuoli, aspettate un attimo. Qua, ok. Allora, importante. Formazione col Gloucester, mo la mettiamo a posto. Guardate un po', Gentile raggiunge le 100 panchine. Tanto siamo favoriti contro il Gloucester. Loli Sledge sta per battere il record di punti conquistati in una sola stagione. Vabbè, ci vuole poco. Ok. Allora, facciamoci pure questa, va? Fatemi capire. Allora, Asante è stanchissimo. Entra a Bucamara. Asante, regà, lo devo lasciare riposare. Eddie Brown qua. Poi. Brooking rientra. McKay rientra. Rientra Kutsimuka. Entra Sean McKee. Kirby lo lasciamo. Entra ancora Betake. Anzi no, scusate. Mettiamo, sì, Betake e Nolan. Con Ibrahimasi qua. Windsor a sinistra. E a destra il nostro Holly Crankshaw. Ryan Clark o Ricard? Allora, Will Ricard qua. Ok. Fatta la formazione, a posto. Per me devi organizzare qualche biretta e cantare tu. Sì, Clachio. Vabbè, ma qui... vabbè, Clachio, mica stiamo a fa' cabaret. Che cavolo dici? È un altro canale. Se vuoi mi metto a leccare... A leccare il microfono. Esatto, Lollo. Tanti in live usano YouTube e Spotify. Nicolò, te l'ho detto il motivo. Perché gli altri non portano questi video su... Sull'altro canale, su YouTube. Già te l'ho spiegato, Nicolò. Se volete mi metto a leccare il microfono. Perché lo fanno in tante, ho visto. Va di moda. Il lecco microfono. Ma guardate che bella forma che c'ha sto microfono poi. Perché non si comprano sto microfono qua? Perché ci avrebbe una bella forma per quelle. Ho visto molte donne che qua... Ma mi sa che ci sono playlist senza copyright. Clachio, potrei vedere playlist senza copyright? Potrei pure farla, eh. Sono quelle di YouTube. Beh, ma adesso vediamo un attimo, ragazzi. Se vi interessa, però senza copyright, raga, che musica è? Io sta cosa non lo so che ci sta. Però che, ragazzi, non è musica famosa. Ovviamente, senza copyright non è musica famosa. Cioè, musica come questa che state sentendo adesso di sottofondo. Capito? Quindi non so quanto vi può piacere. Però non è... Però ragazzi, non so, la musica non fa la differenza in un canale, secondo me, eh. Non so. Questi mi rifanno un'altra volta l'offerta. Cioè, più che altro a me piace chiacchierare più che ascoltare la musica. Però poi, vabbè, ognuno... Ma che mi interessa? A me interessa se porti Valentina Nappi in live. Ecco, Clachio. Valentina Nappi. Ma lo sapete che c'è una collega che assomigliava a Valentina Nappi? Glielo dicevamo sempre. Sul serio, Clachio. Un culetto c'aveva. Scusate, Con tutto rispetto per le donne. Ma siccome sono quasi le 11. C'era una collega che assomigliava. Sì. Allora, intanto Gloucester lo disleggio. Non è. Ok. Positiva offensiva. Formazione. Facciamola. La formazione abbiamo già scelta. Ok, sto un attimo ragionando. Asante, ragazzi, lo lascio in panchina perché guardate, è veramente stanchissimo. Probabilità di infortuni alta. Quindi, ragazzi, lui non gioca proprio Asante oggi. Speriamo bene. Spero negli altri, in qualche centrocampista. Allora, questo mi fa... Ok, facciamo sempre ste cose. Pressing qua. Contrasti... No, qua non contrasti duri perché già uno ce l'abbiamo. Non voglio esagerare. Pressing ovviamente sui centrocampisti centrali, lo sapete. C'è la possibilità che ci fa perdere, Football Manager. Che siamo con tre partite senza... Tua moglie non vede ste live, vero? No, Clachio. Se no è la fine.
se no è la fine. Che sei matto? E nemmeno mi deve ascoltare, perché non c'è. Non mi deve ascoltare, ovviamente. Ora si vince, vediamo, regà. Vediamo. Ok, facciamo questa. Credo in voi. Credo in voi. Credo in te. Vai, sono motivati. Vediamo un po'. Forza, forza, forza. Ma davvero fanno le pompe? Sì, sì, Nicolò. Non si dice. Comunque sì, leccano i microfoni, ragazzi. Ci sono delle streamer che leccano i microfoni, ve lo garantisco. E oggi ce l'ha Nicolò. Con la pompa di benzina ce l'ha Nicolò. Oggi sì, oggi è così Nicolò. Oggi Nicolò è caliente. No, ma ti posso dire che, ragazzi, esistono veramente, ma tante streamer che leccano il microfono. E ci sono, penso, migliaia di persone a vederle. 5.000, 6.000, 7.000 persone. E io dico, per quello che mi è saltato l'occhio, per dire, ma queste stanno leccando il microfono. E hanno 7.000 persone. Vi rendete conto come cazzo stiamo messi? No, regà, ma hai capito come siamo messi? A me mi fa tristezza la gente che le guarda. Ma è triste sta cosa. E c'hanno migliaia di abbonamenti. Ma lo sai i soldi che fanno con Twitch? Non solo con gli abbonamenti, ma proprio il contratto con Twitch. E mica le banna. Fuori gioco, fuori gioco, non è con loro. Ma non siamo in forma. Ah, raga, ma questo è veramente, dovremmo aprire una live solo per parlare di questa cosa. Incoraggiamo la squadra, ma la squadra non c'è più. Non c'è più la squadra di prima. Vediamo. McKee, Nolan. Vabbè, tacche. Kutsimuka, Nolan. Kirby, pure Kirby. Palo. No, palo. Ha preso il palo. Ma meglio con 100 euro, non solo. Esatto, Claudio. Esatto. A sto punto, se devi stare lì, no? E vedi questa che lecca, ma. Scusa, vai veramente con 50-100 euro, vai da una professionista, ti diverti e almeno sfoghi le tue, come dire, le tue gonadi. Ho detto bene? In italiano? E Crankshow segna, dai. Portaci una tonnilla live mentre te fai FM20, lei lecca il microfono. Nicolò, che ti porto? Epulsioni, sì, Clark, come dire, ma invece di andare a vedere queste, ragazzi, andate a vedere gente intelligente, non io, gente intelligente che fa live fiche, e allora ci sto, però, ma migliaia di persone che vanno a vedere quella che lecca il microfono e che quindi mezza ruta fa vedere le tette, e tutti gli adolescenti che ovviamente si fanno le pippettine, che poi diventano ciechi ed è un macello. Capito? Capito, ragazzi, qual è il problema? Questi adolescenti sono un po'. Alcuni adolescenti sono un po' la rovina ultimamente. Mamma e papà, chiedetevi, papà, mamma, mi date 50 euro? Che ci devi fare? Devo esprimere la mia sessualità. Basta, gli dite così. In italiano. E mamma e papà capiscono. Ok? Fate questo mo', fate queste cose qua. È un consiglio del Lollo, di zio Lollo. Fate in questo modo, senza che vedete queste. Così le mandiamo a casa bevute queste qua. Le mandiamo tutte quante a zampa all'aria su Twitch. Lollo, è noi che sbirciavamo i giornaletti in edicola. Ma è molto più salutare quello che vedere una che se lecca il microfono. Posta al market. Vabbè, Claudio, però. Scusa, ne era più sano. Cioè, noi lo facevamo con timore. Qua invece, proprio, capito? Dietro uno schermo, a fare i maiali. Cioè, tu non è che stavi lì e ti spippettavi, però, dai. Davanti a quel... Grande, 2-0. Grande Camara. Molto più sano, Clacchio, molto più sano. Che vedere una che se lecca sto microfono, cioè... Ma non gli vengono malattie? Mentre lecca il microfono, secondo voi? Mi è venuta in mente pure sta cosa a me.
Cioè, se lecca il microfono, quella è in vita sua, chissà che cazzo ha leccato oltre il microfono. Cioè, quello che io ogni tanto mi faccio le mie fantasie, no? Mi faccio delle domande. Ma lo fanno più che peraltro per i ragazzini, come dici te, per fargli fare. Sì, sì, esatto, Nicolò, esatto. Per fargli fare le pippette, esatto, bravo, bravo. E Nicolò, è così, è così. E chi guarderà su YouTube sta live, dice, e arriva fino alla fine, dice: ma questi sono impazziti, che di che stanno a parlare? Venite su Twitch, ragazzi, e ne vedete di tutti i colori su Twitch. Altro che YouTube. YouTube è un paradiso confronto a Twitch. Tutte le monnezze che ci stanno su sto posto. Tanto io non guadagno niente, posso dirlo benissimo. Il signor Twitch tanto non è che mi calcola a me, quindi posso dire quello che mi pare. Qui sfioriamo ancora il 3-0. Dai, non voglio dire niente. Siamo 2-0 alla fine del primo tempo, ma avete visto com'è andata, come sono andate le partite fino adesso, quindi aspettiamo. Comunque, bella partita. Oggi, bella partita. Ok, direi... Niente, non gli è piaciuto. Non gli è piaciuto. Andiamo, cominciamo il secondo tempo. Ottimo XG, sì sì, Claudio, ottimo XG, sì. E oggi non abbiamo... Avete visto che Camara sta facendo benissimo? Questo ragazzo l'ho voluto io, l'ho preso io perché mi piaceva. Ho visto che a Norwich non giocava mai, ci ho provato e me l'hanno dato a inizio campionato. Altro giocatore molto interessante, Abu Camara, segnatevelo. Sta segnando un sacco, già 12-13 gol mi ha fatto. Un giocatore che gioca pochissimo rispetto a coso, a Asante. Tanta roba. Sì, oggi è stato ottimo. Sì, sì, Camara oggi, ragazzi, non solo oggi. Sono un po' di giornate che sta facendo veramente tanta roba. Fidatevi, è un bel giocatore, Camara. Tanto lancio lungo. Brooking. Crankshaw. Grande Crankshaw. No, Crankshaw. Stavo dicendo grande Crankshaw. Si è fatto fare sta cazzata da questi. Però adesso, ragazzi, io mi vado a difendere. Grande qui. Grande Kutsimuka. Chi è stato a difendere? Kutsimuka? O Brooking? Tra un po' ci difendiamo. Me ne frega niente. Non si sa mai. Che è pericolosa live. Oggi sta live è pericolosa. Allora, sostituzione. Sono tanti e tutti stanchi, purtroppo. Però metto Ibrahimasi al posto di Betache perché ha ammonito. Non me lo rischio. Metto questo qui, Ibrahimasi. Metto Nolan in contrista. Sto pensando, scusate. Tolgo Crankshaw e metto Will Rickard. Però regà, qui sono troppo. Fai supporto, ok. E adesso vi faccio vedere cosa fa il Lollo. Istruzioni, che non l'ho fatto perché stavamo facendo brutte gare. Facciamo così, così, così. Abbassiamo al centro, ok. E poi mettiamo equilibrata. Mentre guardo la tua live ho Sanremo. No, Nicolò. Sanremo no, te prego. Cioè, meglio che ti guardi quelle che se leccano il microfono, ma no Sanremo, regà. Sanremo è peggio di quelle che se leccano il microfono. Scusate se dico sta cosa, magari vi piace a voi Sanremo. Sì, tristezza assoluta, regà. Meglio la mia live. Almeno si parla di qualcosa di fico. Delle pippette e di tante cose. Kirby! No, Kirby mio. Che fine stai facendo, Kirby? Aspettate, allora, regà. Ultima sostituzione. Facciamo uscire. Ah, ragazzi, entra Eddie Brown al posto di Camara. Andiamo su avversario. Kirby oggi è in vacanza. Sì, Claudio, non so che è successo. È veramente in vacanza. Hai detto bene. Ogni tanto i giocatori si prendono ste pause, ma anche nella realtà. Per cui, dai, ci sta, dai. Allora, facciamo qua un contrasto duro su questo. Aspettate, qui così, questo così, questo così, questo così. Ok, ok. Ma avete sentito la notizia? Che oggi la Lazio ha portato a pranzo... Allora, per... Diciamo per
unire lo spogliatoio, non so se avete sentito che oggi Sarri ha portato a pranzo ai Parioli, che è una zona bellissima di Roma, zona in di Roma, dove ci stanno i pariolini, tutti quelli ricchi, ha portato la squadra. Lo sapete che è successo a Basic, Tama Basic, giocatore della Lazio? Gli hanno rapito, gli hanno puntato la pistola e gli hanno tolto il Rolex. Gli hanno rubato il Rolex, puntandogli la pistola. Ai Parioli, ragazzi, non periferia, eh. Parioli. L'avete sentito i Parioli a Roma, no? È una zona molto in. Sì, sì, Glachio. È successo oggi. Assurdo, regà. Assurdo, guarda. Due persone si sono avvicinate a Basic, gli hanno puntato la pistola e gli hanno tolto il Rolex. È veramente assurdo. Ormai la gente è impazzita. Sta proprio impazzendo. Cioè, stanno tutti impazzendo. Andate a leggere pure le notizie. Durante il pranzo, no, Nicolò, era finito il pranzo. Forse non so se stava tornando in macchina o non so dove. No, no, all'interno del pranzo, perché c'erano tutti i giocatori della Lazio. La crisi arriva ovunque, anche ai Parioli. Eh sì, Glag, infatti. Comunque, bella vittoria oggi. E vi posso dire che sta notizia è assurda, veramente assurda. Allora, siamo a 6 punti di vantaggio, regà. Mancano 10 partite. Allora, io me ne faccio altre 5 e la prossima volta finiamo il campionato. Allora, intanto, la Lodi Seleggio arriva ai playoff, ma non me ne frega niente. Siamo arrivati ai playoff, eh. Matematicamente ai playoff. Vi faccio vedere, matematicamente ai playoff siamo. 86 punti. Sono tanti 86 punti, eh. Non ci possiamo lamentare. Non era col gruppo, era da solo. Sì, Nicolò, era da solo. Col gruppo mica di... mica lo fanno quando sei in gruppo. Sono furbi. Ragazzuoli, insomma, pure oggi abbiamo fatto la nostra bella live. Anche durata un po' di più, perché sono le 11 meno un quarto. Domani, come sempre, c'è il lavoro. Perché chi non lecca il microfono, ovviamente, e non guadagna soldi su Twitch facendo la maiala, ovvero io non sono una maiala, deve andare al lavoro la mattina. Per cui si deve svegliare presto e lavora, e lavora. Cioè, Twitch non è un lavoro, come vogliono farvi credere qualche ben pensante. Lollo non è una maialina. E quindi deve lavorare, si deve guadagnare i soldi perché si paga il mutuo. Però viene qua a divertirsi, cazzeggiare e dire le cose contro la gente che mi sta sul cazzo. Giusto, Clacchio? Dico bene? No, grazie a voi ragazzi, ovviamente, che siete qua e sopportate anche le mie... quello che dico, perché a me quello che mi viene in mente dico, senza peli sulla lingua, lo sapete. Fomento grigio, come vedete, c'ho anche... ragazzi, a parte il grigio, ormai questo logo che vedete, questa emoticon, è cazzuta. È per quello che l'ho fatto, perché Lollo è così, è matto, lo sapete, non è normalissimo, e lo dimostra pure in queste cose. Va bene, a parte questo, grazie ragazzi, è un piacere come tutti i giorni, no, ma grazie a voi, è un piacere che state qua ovviamente e che mi sopportate e mi supportate soprattutto con tutto quello che fate, anche con solo la vostra presenza che è la cosa fondamentale, e poi con chi vuole abbonamenti, donazioni e quant'altro che lo fate ogni tanto, e quindi a quella cosa rende ancora più orgoglioso io che sono qua, ma ovviamente... va benissimo anche solo la vostra presenza, lo sapete, e questo è importantissimo. Ragazzuoli, domani Motorsport Manager, regà, mi raccomando, domani tutti in live vi voglio, perché domani dobbiamo uscire insieme alla scuderia, ok? Chissà dove andremo, chissà che succederà domani. Domani sarà veramente molto interessante, molto molto interessante. Ragazzuoli, buonanotte a tutti. Bella, a domani, ore 21, come al solito. Ciao, ciao cari, ciao cari, ciao cari.